Ciao a tutti, sono Federico. Allora, oggi volevo fare un video veloce sulle spatole, così almeno le vediamo insieme un secondo e capiamo anche le varie tipologie. Allora, abbiamo inserito sul sito queste tre tipi di spatole. Sono tutte della marca 3M che fa prodotti magnifici. Ci sono diversi colori con varie morbidezze e durezze. Io ne ho identificate nel tempo e ne utilizzo tre. Allora, diciamo, distinguiamole subito. Queste qua hanno una misura da 10 cm, sono molto versatili, vanno bene per fare qualsiasi cosa. La bianca, che è dura, spatola dura, sono in nylon con gli angoli arrotondati, e sempre da 10 cm la spatola blu, che invece è più morbida. Poi vediamo diciamo, le caratteristiche di ognuno. Queste sono tutte uguali come profilo, quindi hanno gli angoli, diciamo così, rastremati, comodissima. E invece diciamo, la differenza con la nera è che questa è oversize, quindi è da 13 cm, è la più grande spatola. A che cosa servono queste spatole? Perché io le ho sempre utilizzate? Perché hanno due funzioni, innanzitutto per la stesura del tessuto, proprio per l'incollaggio, per aiutare che la spatola, l'altra spatola o anche la mia in legno, hanno la larghezza di 4-5, quindi sono molto settoriali. Con questa si riesce ad avere una stesura più ampia nell'immediato, soprattutto questa qua nera, che è perfetta per i rivestimenti o per l'installazione di grosse aree, che è questa. Quando posizioniamo il tessuto per andare a rivestire una parte, abbiamo un appoggio molto ampio, andiamo a spatolare, facendo uscire l'aria importantissima, se no rimangono le bolle, e quindi con questa grande andiamo ad ottenere una stesura veloce e omogenea, quindi molto ampia, che la spatola in legno probabilmente poi e spesso lascia i segni di dove passa. Quindi, spatola nera, rivestimenti, grandi aree di incollaggio di grandi superfici, questa qui è essenziale. O anche per dire un logo, un adesivo, adesso ne ho presi. Quando andiamo a posizionarlo sul tubolare, con una spatola andiamo in questo senso, andiamo a stendere il logo e quindi andiamo a far uscire l'aria e appressiamo. Poi comunque la spatola va passata perché diciamo va pressato bene tutta l'aria, ecco. Ma questo ci aiuta a stendere di colpo tanta superficie e a far uscire l'aria. Quindi spatola nera per incollaggi di grandi dimensioni è indispensabile. La spatola bianca diciamo che è quella un po' più versatile di tutte e tre perché ha la stessa durezza della nera, però è più piccola e va bene sia per i loghi che per qualsiasi cosa diciamo di medie dimensioni. Quindi diciamo anche per un logo, adesso questo in PVC, appoggio il logo e vado avanti. Questi tra l'altro più sottile più si vedono poi sotto le bolle, quindi vado ad appoggiare quindi nera, rivestimenti di grandi e incollaggi di grandi superfici. Questa è diciamo che è quella più versatile di tutte, va bene per qualsiasi cosa. E la blu invece io la utilizzo perché è la più morbida, vedete come si piega, e va benissimo per le rifiniture o anche diciamo il PVC più sottile. Questo è neoprene sul PVC, che a volte bisogna un po' adattare meglio perché è più sottile del neoprene. Ci vuole una spatola un pochino più morbida, che si adatti meglio alle curve e alle superfici. Oltre all'incollaggio, questa qua io in realtà l'ho scoperta non tanto per l'incollaggio, ma quanto per la rifinitura, perché è indispensabile dopo un incollaggio di qualsiasi esso sia una maniglia, un logo. Cosa faccio io in genere? Con uno straccio rivesto la spatola, mi tengo in mano, verso il Mac sullo straccio e vado con la spatola a rifinire tutti i bordi dell'incollaggio, dopo c'è l'incollaggio. Quindi purtroppo qualche sbavatura c'è sempre, perché anche se si nastra quello che vuoi, ma qualche millimetro di colla, ed è indispensabile togliere la colla che nel tempo diventa gialla. Quindi una volta che faccio l'incollaggio, che sia un logo, che sia una maniglia, che siano i coprigiunta, qualcosa, io
io con la blu, che dopo vediamo bene a che cosa si adatta, oppure con la nera o la bianca, rivesto con uno straccio, imbevo di diluente o di MAC lo straccio e vado a passare bene tutti i bordi. Questa gratta molto bene, poi avendo questi angoli a cuneo si incastrano bene un po' dappertutto, quindi è magnifica e poi fa anche bella forza, riesce a fare anche forza e vengono perfetti, e quindi si incastra nelle fessure, è l'unica maniera, cioè per questo che è indispensabile, perché si incastra benissimo e andiamo ad avere delle rifiniture al top. E tela blu va benissimo dove ci sono tanti gradini, adesso prendo uno a caso, dove ci sono, diciamo, delle intersezioni, degli scalini, e questa sua morbidezza, sempre con lo straccio, ci consente di incastrare benissimo in ogni angolo, adattandosi bene. Quindi soprattutto per questi accavallamenti è l'ideale. Adesso volevo farvi vedere anche o con la blu o con la bianca, perché io la utilizzo. Soprattutto, ecco, vedete, in questo caso nel PVC, dove il PVC è sottile e io sono un po' maniaco della definizione, la spatola mi aiuta tantissimo a definire, perché essendo molto fine riesco ad ottenere la definizione che mi piace vedere. Cosa che con la spatola, quell'arancione, l'altra classica, non riesco perché è troppo spessa. Adesso vediamo un secondo questo. Ecco, per dire, adesso vi faccio un esempio per farvi capire, diciamo, la definizione, cosa riescono a fare, cosa riesco a ottenere. Ho appoggiato e adesso con questa spatola vado a definire. Copro una zona più ampia, vado a fare, quindi faccio uscire l'aria. Dalle fessure, vedete come riesce a definire, cioè il definire gli incollaggi non è solo una cosa estetica, è anche che non entra, non passa l'acqua, non passa l'aria. Che effetto che riesco a dargli con quella spatola. Poi faccio uscire l'aria. Qui è molto simile al rivestimento a car wrapping, che è la stessa cosa anche nel rivestimento delle macchine. Questo è. Dentro, sempre verso fuori, faccio uscire l'aria, da dentro verso fuori, l'aria deve trovare sfogo,
sì, una passata con la spatola, o che si ha in legno, quella l'altra che vendiamo, che è anche comodissima, adesso non ce l'avevo portata di mano, gli diamo anche una schiacciata più grossolana, giusto per far aderire bene e con un po' più di forza i tessuti. Ah, dopodiché, una volta che ho finito questa operazione, che sia PVC o che sia neoprene, vedete che adesso avevo lasciato il segno della matita, cosa faccio? Avvolgo nella spatola uno straccio che ho tagliato prima, lo imbevo bene di Mac, che gocciola, e vado a rifinire tutti i bordi. Quindi questo gratta, lo straccio fa attrito e vado a pulire i segni della matita, la colla in eccesso, qui sono rimasti i segni, quando poi non ha... ecco, c'è da poi da girare le... Quando facciamo questa operazione di rifinitura c'è da girare spesso lo straccio, perché lascia i segni, e quindi ogni tot centimetri, insomma, rifiniamo e poi giriamo un po' lo straccio e andiamo avanti così a rifinire tutto quello che c'è da fare, interni, bordi, esterni. Io adesso devo rifinire tutto e niente, uso questo, che diciamo è la più versatile, o questa, perché si incastra bene, quella blu, all'interno, proprio riesce a prendere la forma bene, ed è forse una di quelle che preferisco per i punti un po' così tutti gradinati. Trecce per maniglie, loghi o cose più semplici, quella la bianca va bene. Quindi spatole blu, la morbida, bianca, diciamo la dura più versatile, e poi l'oversize nera, che è la stessa durezza della bianca, per grandi aree, rivestimenti o superfici ampie. Aiutano tantissimo queste, in chi lo fa, certo che non parlo adesso con chi si mette una toppa sul gommone o sulla canoa o sul SUP, anche se poi fa sempre bene averla perché aiuta molto, ma chi fa lavori continuativi, chi lo fa molto spesso, ecco, sono accessori che aiutano ad ottenere un bel risultato e insomma, lavori di definizione. Comunque le trovate sul sito, costano pochissimo e sono prodotti ottimi. Niente, ci sentiamo alla prossima, per qualsiasi cosa poi scrivete e ci sentiamo, dai. Ciao a tutti e un caro saluto.